Buongiorno e buon lunedì a tutti. Andiamo subito al sodo. Questa settimana dovremmo parlarvi dei titoli in uscita tra il 5 e l'11 marzo. Siccome sono davvero troppi, però, abbiamo deciso di dividere questo video in due parti, per non lasciare indietro alcun gioco. Per la seconda parte del video non disperate. La troverete mercoledì allo stesso posto e alla stessa ora. A questo punto, mentre scorre la sigla, fate una preghierina per i vostri risparmi. Molto probabilmente ne avrete bisogno. Partiamo subito con i titoli in uscita il 6 marzo. Si tratta di Fear Effect Senna, TT Island of Man Ride of the Edge, Final Fantasy XV in due differenti edizioni e Assassin's Creed Origins La Maledizione dei Faraoni. Quest'ultimo è forse proprio il più atteso. La Maledizione dei Faraoni, infatti, è una nuova espansione dell'ultimo capitolo di Assassin's Creed. I giocatori dovranno viaggiare verso Tebe per indagare su un'antica maledizione che sta colpendo l'intera regione. Come si può evincere dal titolo, questa espansione si focalizza sulla mitologia egizia, che sarà anche l'ispirazione per le skin dei nuovi equipaggiamenti e delle nuove armi. Il livello massimo, inoltre, sarà portato a 55. Molto attese da chi ha saputo attendere, scusate il gioco di parole, sono anche le due nuove edizioni di Final Fantasy XV. Il 6 marzo, infatti, escono anche la Windows Edition, per PC ovviamente, e la Royal Edition, per PS4 e Xbox One. Sostanzialmente si tratta della trasposizione del gioco base, e di più di 20 tra add-on e DLC. Non mancano alcune novità, tra cui una mappa estesa della regione Insonnia e l'introduzione di numerose side quest. Se qualcuno sentiva la mancanza della visuale in prima persona, poi, può ritenersi accontentato. Un altro dei titoli che mette a serio rischio le finanze dei fan è TT Isle of Man, Ride on the Edge. E qui il pericolo è doppio, perché a rischiare non sono solo gli appassionati di giochi, ma anche quelli di motociclette. La TT Isle of Man, infatti, è un'importantissima gara motociclistica, che si svolge annualmente fin dal 1907. A distinguerla dalle altre competizioni è la forte impronta selvaggia. I motociclisti, infatti, oltre a dover correre molti rischi, dovranno avere una grande resistenza fisica e possedere eccezionali abilità da piloti. Questo titolo, in uscita per PC, PS4 e Xbox One, è proprio la simulazione ufficiale dell'evento, riprodotta in qualità fotorealistica grazie alla tecnologia laser scan. Cercate velocità, rischio e sensazioni ai limiti dell'estremo? Allora questo è il titolo che fa per voi. Chiudiamo in bellezza con Fear Effect Senna. Questo titolo, invece, è il terzo capitolo di una nota saga di stampo strategico RPG, iniziata nell'ormai lontano 2000. Scritto in collaborazione con l'autore originale, questo episodio, oltre a farci rincontrare personaggi noti e farci conoscere un interessante new entry, ci immergerà nella mitologia degli Inuit. Amanti del genere stealth, della strategia e dei puzzle game, fatevi avanti! Per quanto riguarda il 6 marzo è tutto. Ci risentiamo fra due giorni con i titoli che chiudono la settimana che va dal 5 all'11 marzo. Quanto vi sentite economicamente minacciati fino ad ora? Fatecelo sapere nei commenti!